Bene, buono, sono contento. Ancora tiene il palco. Anzi, questo palco no, naturale. Meno male che è di pezza, perché capace ce la metteneva. Però c'era di lì, allora, c'era il pericolo che non metteneva. Qui sotto c'è una riserva idrica, quindi mi allontano. Che su me mi faccio il bagno, non è un ricordo. No, non è un problema, non è un problema. La riserva idrica. Non è che scopriamo a Gebbia? Dopo ci vuole. Tutto sto cose è Gebbia? Sì. Quindi siete un comune sull'acqua. Sull'acqua. Chi succede un uomo Twitch? Sto siamo affondati. Ma perché siete affondati? Siete in dissesto? Purtroppo. E facciamo una palestra di chisti, facciamo a pagamento e di tutti i chisti ne vengono 7 o 8, però vero. Facciamogli un applauso, sono tanti. Bene, bene. Di lunedì non ce l'aspettavamo. E questo vuol dire che ancora tira. Ancora tira. Tira. Sindaco, non ci buttiamo su butte cose perché io sono sempre potuto risantire. Avere? Sì, sì, sì. Carmelo, sempre queste foto. Ma c'è un punto che mi faceva stare tutti pari, c'è un punto, mi dispiace, devo raccontarlo, come sindaco, davanti a lei sindaco, non è posto per me, lei non sa se reale, signor sindaco, ma io mi devo denudare un secondo, ma allora i mutandini non posso stare, disarmando, metto qua, io volessi sapere come mi mette queste cose nella borsa, ma così, chi se ma non mangiasse la mia, ma mutandina. Ah, così mi fa vergognare davanti no, a tutti. No, sì, ma che si vergogna, ma che si vergogna, sindaco. Sia tranquillo. Si vergogna io quello che mi ha fatto. Ma tu sai quello che gli ha detto, stai tranquillo, come gli è finita? Hai ragione, è morto. È vero? Io lo dico quello che mi hai fatto. Stamattina mi ha fatto venire qua presto. Sì, lo dico, mi dispiace. Mi ha portato con la granita, mi ha fatto mangiare, poi mi ha portato sull'Etna. Assessore, mi dispiace, lo devo non dire. Si fanno queste cose in favore della nostra amicizia, non me l'aspettavo. Abbiamo fatto l'amore stamattina per 2 giorni di seguito. Ancora è giovane, ancora stamattina giovane. Per 2 giorni, ah, perché bravo. Domani mattina e tu non hai una musa vuota. Ah, certo. Vi abbraccio, sono felice di essere a Petara, veramente. Ma non lo dico perché sono qua, ma sai che non venivo a Petara l'anno scorso quindi no, non mi pare. Vero! Vivo! Vero! E allora capo di consueto ogni anno, dare che c'è. Esatto. Dai! Siamo preparati, ci ricordiamo le cose. Vero.